Apriamo il nostro cuore e ascoltiamo ciò che il Signore deve dirci per bocca di questo fratello, alleluia. Come vi avevo anticipato, i mercoledì di tanto in tanto faremo predicare questi giovani servitori, alleluia, sarà la volta anche degli altri nelle prossime settimane, a turno, alleluia, nell'amore del Signore, perché è bello veramente vedere i talenti del Signore crescere pian piano ed essere fortificati nel Signore. Amen. Dio vi benedica. Amen. Pace a tutti. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Volevo subito pregare, andare alla parola di Dio. Padre, ti ringraziamo, Signore, che ci hai unito, Signore, in quell'amore così grande per mezzo del tuo sangue, Signore Gesù Cristo. Padre, ti chiediamo veramente, Signore, che questa sera, Padre, possiamo essere riconciliati con Dio per mezzo della tua parola, Signore Gesù Cristo, possiamo ritornare a casa, Signore, veramente ripieni, Signore, della tua presenza, Signore Padre, che veramente, Signore, vincolo veramente per quella pace perfetta, Signore, per quell'amore, Signore, ti chiediamo veramente, Padre, che la nostra mente, Signore, possa riposare nella tua parola, Signore, affinché ognuno di noi, Signore, possa avere quella pace perfetta, Signore, perché spera in te, Signore, e veramente ne ricerchiamo questa sera, Signore, che tu possa ungerci dall'alto nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Intanto non è, sapete, non è facile portare un messaggio da parte del Signore. Io ho pregato tanto affinché il Signore potesse darmi l'opportunità di predicare questo messaggio. Voglio andare alla parola di Dio. Cominceremo a leggere da Levitico capitolo 14. Il Signore anche, ci parla anche per mezzo del Vecchio Testamento ed è veramente un messaggio profondo. Vi chiedo veramente di meditarlo bene insieme, di aprire il cuore al Signore. Amen. Leggiamo da Levitico 14, dal verso 42. Gloria a Gesù. Poi si prenderanno delle altre pietre e si metteranno al posto delle prime. Un attimo, ok. Gloria a Gesù. 14:42. Gloria a Gesù. Poi si prenderanno delle altre pietre e si metteranno al posto delle prime. E si prenderà dell'altra calce per intonacare la casa. Se la macchia riappare nella casa, dopo averle rimosse le pietre, e dopo che esse, scusate, e dopo che esse è stata raschiata e intonacata, il sacerdote esaminerà la casa, e se vedrà che la macchia si è allargata nella casa, c'è della muffa maligna, o lebbra maligna, la casa è impura, perciò si demolirà la casa, e se ne porteranno le pietre, il legname, calcinacci fuori dalla città in un luogo impuro. Voglio leggere fino a qui la parola di Dio. Gloria a Gesù. È un messaggio profondo. Veramente io ringrazio il Signore perché ci guida con la sua presenza. Ieri siamo stati all'hospice, reparto cure palliative, reparto di malati terminali. Non è stato facile, non è mai facile predicare la parola di Dio a queste persone perché non sai effettivamente come vai a trovarle, se sono in grado anche di intendere e di volere. A volte, sapete, tra di noi è bello avere una parola di conforto, quell'affetto, però queste persone a volte in questo stato in cui si trovano non hanno bisogno tanto di nostri affetti umani, ma hanno bisogno del messaggio della croce affinché veramente siano riconciliati con Dio. Paolo dice: veramente vi scongiuriamo, siate riconciliati con Dio. E lo diceva, dice, nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio. E Paolo sapeva che già a quel tempo molti si stavano sviando dalla fede, stavano dando veramente alito anche a livello proprio nello spirito di dottrine di demoni, si stavano allontanando veramente dal latte puro e dalla parola. Ed è veramente come mai il momento purtroppo dove il diavolo si sta scatenando sotto questo punto di vista. Oggi veramente ne leggiamo di tutti i colori, l'altro giorno addirittura stanno arrivando tante richieste da fratelli o sorelle presunte tali, addirittura dalla Cina, in realtà è una setta che si sta espandendo veramente a macchia d'olio. E quindi il Signore ci sta richiamando ad avere discernimento, a ritornare veramente, a essere riconciliati con Dio. E veramente dobbiamo andare a predicare l'Evangelo più volte, anche il fratello Gabriele lo ha anche detto, però noi in realtà
non stiamo più predicando la parola di Dio, ci stiamo sedendo, ci stiamo adagiando nel benessere, nel comfort. E questo è anche uno dei motivi per cui la Chiesa ad oggi si è macchiata di quella lebbra. Ed è veramente con grande profondità riesco quasi veramente a vedere nello spirito quel sacerdote, Cristo Gesù, che nell'ultimo giorno entrerà ad esaminare il cuore di ciascun credente, perché il giudizio partirà da Gerusalemme, partirà tra pecora e pecora, dice la parola di Dio. Quindi sicuramente la condizione della Chiesa ad oggi non è buona. Ieri ci siamo sentiti dire, eravamo che predicavamo l'Evangelo ad un uomo che in realtà non poteva più interagire, però c'era la madre, stavamo predicando l'Evangelo, addirittura entra un fratello in un'altra chiesa. Si sente molto parlare di capaci, questo è bello perché stiamo dando buona testimonianza. Però fratelli, se è vero, io credo che le porte del cielo sono aperte sopra di noi, noi non stiamo veramente in questo momento prendendo nulla da Dio, perché siamo troppo adagiati. Dice la parola di Dio, ai tempi veramente dei sacerdoti, al tempo della legge, che se il peccato entrava in un accampamento, la presenza di Dio si levava da quell'accampamento. Rimanevano solo delle persone nude. Quindi il messaggio che il Signore ci vuole dare è di essere riconciliati con Dio mediante Cristo. E vi dico, tante persone veramente sono state toccate in questi mesi dove siamo stati negli ospedali, siamo stati nelle strade, a volte magari ci chiedono, ma voi chi siete, di quale religione siete? Noi dobbiamo predicare semplicemente Cristo Gesù. Oggi magari a volte vedo degli evangelisti che in realtà invece di predicare fuori evangelizzano nelle chiese, dicevo magari, ma che senso ha? Noi abbiamo avuto il fratello Smith, non c'erano molte anime che non conoscevano il Signore quando è tornato, eppure c'è bisogno nuovamente di portare l'Evangelo in chiesa, perché molte persone hanno ben capito e compreso che senza Cristo vi è la perdizione eterna. Io l'ho già detto più volte, il Signore dice, voi siete i miei testimoni, perché vi ho scelto. Poteva essere stato scelto qualcun altro, eppure l'Apostolo Paolo dice nella sua parola che noi, che eravamo un ulivo selvatico, siamo stati innestati per un ulivo naturale, siamo stati innestati al posto di quel popolo che era da collo duro, però la nostra condotta non è del tutto differente tra quel popolo che commise un grande peccato di incredulità, eppure vedeva la manifestazione di Dio giorno e notte davanti ai loro occhi. E quindi il Signore cosa fa nella nostra vita? Più volte noi siamo altaleranti nella nostra vita con Cristo, ed è anche normale, non possiamo essere già subito, partire dal gradino più basso e già essere subito riconciliati con Dio, quindi stare alla sua presenza, nel suo regno così dall'oggi al domani. Sembrerebbe proprio di no. In effetti no, è così. Se io credo che Cristo Gesù è risuscitato dai morti, e lo credo veramente con fede, Cristo Gesù mi riconcilia, io ho già accesso alle cose del cielo. Quindi il problema di oggi qual è? Ed è testimonianza che abbiamo veramente attraverso anche le altre persone, che siamo una comunità che veramente gode della presenza di Dio, ma che non ha ancora chiesto niente a Dio. E il Signore è pronto. Dice la sua parola in Ezechiele, che i miei amici gli hanno forato le mani nella casa dei propri amici. Il Signore, noi stessi foriamo le mani a Cristo perché non crediamo veramente. Il Signore è pronto a donarci e noi cosa facciamo con le sue mani? A causa del dubbio, dell'incredulità, noi gli foriamo nuovamente le mani. Però il Signore è pronto. Oggi nessuno chiede il battesimo con lo Spirito Santo. Come si può? La Chiesa è nata per mezzo del battesimo con lo Spirito Santo. È nata così, e oggi nessuno chiede più il battesimo con lo Spirito Santo. E forse è vero, c'è bisogno di ritornare a quella predicazione che fece Pietro, che fece Paolo. Battezzatevi, ravvedetevi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo e riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi perché non chiedete le cose celesti di Dio? Oggi capita anche a me, Signore, sono a piedi, mi servirebbe una macchina. Ma posso comunque camminare, le gambe ce le ho. Poi c'è uno che non può camminare, cosa chiede a Dio? Signore, che io possa camminare. Quindi il problema fondamentalmente qual è? Che ancora non abbiamo veramente compreso il dono della grazia di Dio e quell'accesso che abbiamo avuto presso il Padre. Io una cosa solo ho chiesto al Signore, Signore, fa che un giorno
possa inginocchiarmi alla tua presenza, cantare il cantico nuovo e vederti faccia a faccia. E se tu vivi nella tua vita desiderando le cose del cielo, tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. Perché il Signore adesso è finita la pazienza di Dio, sta finendo, sta terminando, stiamo vedendo sempre più il peccato agire nel mondo. Abbiamo cominciato con l'omosessualità, con i transgender e si finirà con la pedofilia. Perché è un movimento che mira chiaramente a quello. Ora noi cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare? Il Signore ce lo dice. E Lui ritorna più volte nella nostra vita come quel sacerdote che veramente si aspetta una casa adorna. Perché è il Signore che ha rimesso pietra su pietra nella nostra vita. È il Signore che ha intonacato la nostra casa. E quindi cosa fa di noi? Ci battezziamo nelle acque. Magari molti di voi hanno ricevuto lo Spirito Santo, però ritorniamo ancora, nuovamente, a rivoltarci veramente nel fango, al nostro vomito, e perdiamo nuovamente quella visione che il Signore ci aveva dato. Io ricordo i miei primi momenti quando ero col Signore, ed era bellissimo. Addirittura mi trovavo in Inghilterra, stavo per conoscere il Signore, e ogni minimo centesimo in più ringraziavo il Signore, vedevo in ogni cosa la provvidenza di Dio. E il Signore si compiace anche di questo, della semplicità nella nostra vita. Non ha bisogno di cose artificiose il Signore. Ieri questo fratello ha detto: io sono un diacono, e quelli là, noi siamo fratelli di Cristo. C'è bisogno, il Signore non ha bisogno di etichette, non ha bisogno del tuo denaro. Però voglio veramente che tu capisca una cosa, che tutto questo non è una semplice esperienza. L'esperienza della nostra vita l'abbiamo fatta abbastanza. Se per te è semplicemente un'emozione, tu andrai fuori da quella porta magari il prossimo mese. Ma io, veramente, come disse l'Apostolo Paolo, che tu possa essere nel nome di Cristo riconciliato con Dio. Io l'ho testimoniato già più di una volta qui, per grazia di Dio, e finché avrò vita lo testimonierò. Quando il Signore mi ha chiamato, mi trovavo in un luogo infernale. Io non riuscivo a vedere il mio naso dalle tenebre che c'erano lì in mezzo. Il mio destino, probabilmente, se non ero col Signore, era quello, era già scritto. Questo era quello che diceva il diavolo. Però in quel luogo di tenebre io ho visto la luce di Cristo, quella luce che per un tempo fu inaccessibile, che ora è accessibile per mezzo veramente della croce. Noi vogliamo ringraziare il Signore per questo, perché veramente ci ha dato un dono così grande. Io mi ritrovavo veramente in un luogo buio e il Signore mi disse: io voglio te. Non è che l'ho detto solo a me, lo sta dicendo ad ognuno di voi. Quindi il messaggio fondamentalmente qual è? Quello che dobbiamo dare alla Chiesa nuovamente, perché ci ritroviamo, dopo aver camminato per lo Spirito, ci ritroviamo nella carne. E qua qualcuno mi dirà: che significa ci ritroviamo nella carne? Questo Paolo lo disse a quella cerchia di uomini che, dopo aver appreso la grazia, dopo aver camminato per grazia, camminavano per la carne, ritornarono alla legge, all'opera umana. Adesso noi pensiamo che ci sediamo in chiesa, ci facciamo vedere al pastore, rispondiamo magari a qualche messaggio e quindi va tutto bene, stiamo andando in realtà incontro alla legge, ci stiamo praticamente mettendo fuori da quella grazia. Ed è proprio per questo motivo che il sacerdote Cristo Gesù vede nei nostri cuori quella lebbra maligna nelle nostre mura. Non abbiamo più quel cuore purificato dal suo sangue. Perché? Perché stiamo facendo affidamento alle nostre abilità, stiamo facendo affidamento alle nostre opere. E non solo, siamo di nuovo ricoperti di peccato. Io non sono stato evangelizzato, non so se purtroppo, ma dico ringrazio a Dio perché sono qui. Non sono stato evangelizzato con una parola morbida, non sono stato evangelizzato con quella parola magari che poteva essere d'amore, che magari noi anche stessi diamo oggi. Io sono stato evangelizzato con un Evangelo molto duro. Mi è stato dato un ultimatum, e l'ultimatum il Signore lo sta dando alla sua Chiesa: siate riconciliati con Dio. Ed è questo il messaggio che il Signore sta dando oggi. Io veramente ringrazio il Signore, perché anche per i combattimenti che ognuno di noi ha, deve ringraziare il Signore. E il diavolo oggi quello che non sopporta è proprio la riconciliazione dell'uomo con Dio. E non lo sopporta, sta facendo in ogni modo di far allontanare le pecore dal gregge. Io non volevo dilungarmi molto, perché avevo nel cuore veramente che ognuno si riconciliasse con Dio per mezzo della preghiera.
ogni ognuno di noi veramente deve invocare il Signore nella propria vita. Sicuramente siamo fallaci, veniamo meno in ogni cosa e abbiamo bisogno che il Signore ritorni nuovamente, perché la parola di Dio dice che non è che il sacerdote entrava a quel tempo nelle case del popolo ebraico e controllava e quindi diceva ok, la casa si può demolire. No, il Signore passava più di una volta. Quel sacerdote passava più di una volta. E il Signore passerà probabilmente più volte nella nostra vita. Ma quando quella macchia, quella piaga, quella lebbra, con tutto che il Signore ha rintonacato la casa, ritornerà, il Signore dovrà demolire quella casa. E guardate bene, il Signore, il sacerdote a quel tempo cosa diceva? Prendete le pietre, il legname, portate in un luogo impuro. Le cose impure venivano arse. Questa è veramente una prefigura della morte eterna. E il Signore ce lo fa vedere veramente anche nel Vecchio Testamento, come il Signore verrà come quel sacerdote a giudicare veramente il suo popolo e controllerà casa per casa. E quindi vorrei veramente che ognuno di voi sia riconciliato con Dio. Ma adesso, perché non c'è più tempo, il Signore sta dando un ultimatum alla Chiesa. Non c'è, ormai il messaggio, soprattutto che si è sentito per troppo tempo, della prosperità, deve finire, perché è un falso Vangelo. Il Signore vuole quindi, intanto che la tua non sia una semplice esperienza, ma che tu sia riconciliata, sia riconciliato con Dio per mezzo di Cristo Gesù. Perché quel giorno il Signore verrà come un sacerdote, come questo sacerdote levita, a controllare il tuo cuore. Se il tuo cuore verrà trovato adorno, il Signore gioirà con te, tu gioirai col Signore in eterno. Questa è la grazia del Signore ci ha dato. Io non sono venuto a Cristo per uno scopo effettivo, sono venuto a Cristo perché mi ha salvato la vita. L'unica cosa che io, come ognuno di noi, può fare è seguire il suo nome. Consacrazione, forse è quella che sicuramente magari è un po', soprattutto a noi giovani, magari è mancata in questo momento, però nuovamente siate riconciliati con Dio. Io non voglio dilungarmi molto perché il Signore il messaggio l'ha dato. Io prima di portare questo messaggio che ho portato già a Cinisi, ho pregato, ho detto Signore, se tu vuoi, se ho fatto la tua volontà, se tu vuoi che predichi questo messaggio, fallo. Io ho aspettato il Signore. Perché salire su un pulpito non è facile. Molti oggi hanno consacrato, hanno santificato questo pezzo di legno. Ma questo rimane un pezzo di legno. In realtà questo cos'è? E si sono dati all'idolatria della posizione umana. Noi però non vogliamo servire il Signore per posizioni. Noi vogliamo servire il Signore perché lo amiamo con tutto il cuore. Gloria a Gesù. Quello che vi dico veramente è di continuare a pregare soprattutto per quelle anime che si ritrovano veramente davanti a una scelta, ma che non hanno più tempo. Quando tu vai da un malato terminale che ti ascolta, lì stai dando un ultimatum, lì stai dicendo c'è la vita o la morte, non puoi più perdere tempo, non puoi più perdere tempo con ragionamenti vani, devi andare al messaggio della croce. Ed è quello che è mancato molto spesso, che manca purtroppo oggi, sembra una cosa paradossale, però molti vengono in chiesa, ti piacerà sicuramente, ma poi in realtà vieni in chiesa, ti piace perché viene emozionato dai cantici, magari capiterà che vieni toccato perché la parola di Dio tocca i cuori, però poi te ne andrai lontano, perché non hai fatto veramente affidamento alla tua vita, non hai colto quella grazia e quel messaggio della croce nel tuo cuore. Quindi veramente vorrei che ognuno di voi mettesse nel cuore il messaggio dell'Evangelo, della croce di Cristo, che è un messaggio glorioso, che il diavolo nemmeno può comprendere, non ha mai compreso, e andiate fuori a predicare l'Evangelo. Ci sono dei gruppi che si riuniscono, non ti sedere lì perché la muffa maligna, la lebbra, ti sta per uccidere. E il sacerdote, il Signore, è già passato più volte nella tua vita, ti ha già dato pure degli ammonimenti, dice la parola di Dio, il Signore visita pure con sogni, due volte, anche tre volte, ma l'uomo non ci bada. Quando noi siamo assopiti nel letto, quando proprio non pensiamo più a nulla, il Signore viene a parlarci. Va fatto con me, io voglio te, lo sta dicendo a tutti. Però ricordo 3 anni prima della mia conversione, proprio come sta scritto in Giobbe, è accaduta la stessa cosa nella mia vita, il Signore mi aveva già dato un ammonimento. Io vedevo in questo sogno, ovviamente è un sogno molto spirituale, vedevo dei ragazzi che venivano continuamente divorati dai corvi, in un luogo tenebroso, buio, dove non si, non si
si poteva nemmeno respirare. Cercavano rifugio in una casa che era diroccata, quella casa non poteva dare rifugio. Venivano in continuazione divorati dai corvi, le loro carni, io vedevo le loro carni sparse nel in questo pavimento polveroso, si ricomponevano di nuovo e ricominciava sempre in eterno questo ciclo, facciamo veramente morire quel verme che non muore mai per mezzo della croce, non lasciamo che la parola di Dio cada a terra, perché un giorno quando ti ritroverai faccia a faccia con Cristo come supremo giudice, non potrai più dire: Signore, però sai, io preferivo la partita, preferivo il mio lavoro, la mia ragazza, sono tutte cose che per carità ci possono stare, perché il primo io piace ogni tanto guardarmi una partita, però è arrivato il tempo che veramente ti consacri al Signore, che sia riconciliato con Dio e non perdere altro tempo. Io voglio fermarmi qui, vorrei anzi invitarvi ognuno di voi dal proprio posto, se il fratello me lo permette, lo chiamo qui veramente a pregare il Signore. Vogliamo che questa sera siamo riconciliati con Dio. Signore, sodato e benedetto in eterno. Chiedo alla corale di prendere posizione, per favore. Chiedo anche al popolo di alzarsi in piedi. Alleluia. Il messaggio è stato chiaro. E ringrazio Dio per il messaggio, alleluia, perché questa parola possa edificare il nostro cuore. Fratelli, se non siamo riconciliati con Dio, inutilmente noi possiamo vantare qualunque cosa, qualunque gesto. Il più grosso errore, e lo dico con amarezza, di me, che si può dire a 40 anni che frequento una comunità evangelica, il più grosso errore che ho sempre visto, sapete qual è? Non è nelle anime nuove, non è in quelle anime che vengono per le prime volte in chiesa, che sono gioiose, innamorate del Signore, che salterebbero in aria per la presenza del Signore, che ricevono il messaggio con gioia, quelle... no, è per quelli che hanno 30 anni di fede e che l'unica cosa che sanno dire è: io 20 anni fa ho fatto, io 25 anni fa ho visto, io 10 anni fa ho sentito. Quello che hai sentito, visto, fatto, e ne potrei raccontare di testimonianze, di cose, non servono a niente, se non a edificare la fede in questo momento di chi ci ascolta come testimonianza. Ma la benedizione passata, come la bistecca ai ferri che ti sei mangiato un anno fa, è ormai pensiero e ricordo, non esiste più. Adesso ci vuole una benedizione nuova. E perché tu abbia una benedizione nuova, hai bisogno che il tuo canale sia funzionante, che il tuo rapporto con Dio funzioni, sia scevro da ogni intasamento. Se questo canale è libero, tu anche oggi respirerai le stesse benedizioni. Vedo tantissime chiese, diciamo, parallele, non parlo delle nostre chiese, dico, che vantano ricordi, noi quando c'era, e ora che non c'è più, certe cose non succedono più, allora vengo e dico io, ma mi devo arroccare in quello che c'era e che non c'è più, o devo chiedere al Signore che anche oggi il Dio manifesti la stessa potenza e la stessa gloria? Il messaggio è stato chiaro, chiedo alla corale di cantare un canto, alleluia, in merito a questo, gloria al Signore. E mentre cantiamo, vi chiedo nell'amore del Signore di pregare vostro padre, non me, non il fratello che ha portato il messaggio, né tantomeno qualunque pastore o anziano della comunità, eccetera, eccetera, ma di pregare vostro padre, il vostro padre celeste, che la vostra comunione con lui sia ripristinata. Oggi è il giorno della grazia. Se voi oggi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Amen, fratelli, gloria a Dio. Cantiamo, tenetevi per mano, ognuno di voi canti e preghi singolarmente. Chiedi al tuo Dio di essere riconciliato con lui, affinché andandotene a casa tu possa vivere una nuova esperienza di vita, una nuova forma, una nuova forza. Non uno spirito di depressione o di abbattimento, ma uno spirito di forza e di coraggio. Sì, è
quello che Dio vuole da te questa sera. Ritorno a te. Grazie Signore. Alla tua presenza. Ritorniamo al Signore. Ritorno a te. Tu che sei il mio primo amore, Signore. Al mio primo amore. Signore, io vengo a te questa sera. Con tutto il mio cuore. Io ti adoro. Io ti adoro, Signore. Ritorno a te perché tu sei il mio Dio. Con tutto il mio cuore. Ritorno a te. Signore. Per dirti ti amo. Signore, e io ritorno a te. Voglio essere riconciliato a te, Padre. Alla tua presenza. Che la tua presenza invada il mio cuore. Ritorno a te. Sì, voglio ritornare a te, Signore. Al mio primo amore. Il primo e ultimo amore. Eccomi qua la tua presenza. Io ti adoro, Signore. Adoriamo il Signore, fratelli. Con tutto il mio cuore. Con tutto il nostro cuore. Ritorno a te. Ritorniamo al nostro Dio. Dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Per dirti ti amo. Dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, Signore. Tu sei la mia forza. Non lasciare la mia mano, Signore. Tu sei la mia forza e io ritorno a te. Per dirti ti amo. Presenza dell'Eterno e dagli gloria con tutto il tuo cuore, alleluia. Diamo gloria al Signore, fratelli. Egli stasera ci ha riconciliati a sé, alleluia. E questa è la cosa più bella, alleluia, la cosa più meravigliosa, alleluia. Accomodatevi un attimo, 2 minuti e saremo tutti fuori, ma per grazia di Dio, alleluia, quello che dobbiamo fare ancora lo dobbiamo fare per grazia del Signore.
Ringrazio Dio perché Dio sta aprendo delle porte, sta benedicendo il suo popolo.